sono situazioni molto complesse perché sono al di sopra della portata, diciamo, delle dimensioni abruzzesi, sono frutto di una crisi internazionale che morde e dobbiamo fare di tutto insieme al governo nazionale per alleviare quelle che sono le conseguenze e anche per cercare di far sì che queste accadano nel modo che questa crisi, insomma, sia contenuta. Certo, non può, oggi l'economia è globalizzata, non può essere governata a livello locale, questo è un dato di fatto, il pensarlo è solo frutto di un retaggio del passato, di un mondo che non esiste più.